Ok, ci siamo. Ciao a tutti ragazzi, come state? Mi chiamo Jonathan, questo è il mio canale, appunto se non mi conoscete, sono un fotografo, videomaker e grafico e faccio questo video per mostrarvi la mia maglietta di Whitney Houston, che è questa. Spero si veda bene, dovrebbe essere pure a fuoco così non vi perdete Whitney, vabbè. Ok, detta la mia cazzata, no, allora, questo video non l'ho scritto, è un video così a braccio, no? Perché avevo questa domanda semplicemente, infatti sì, è più una domanda a cui vorrei che voi mi rispondeste nei commenti, non so come diceste la vostra, ecco, adesso vi dico la mia, poi ci confrontiamo, ecco. Parto dal titolo, ho un monopiede ma non lo uso. E allora uno dice che cazzo l'hai comprato a fare, insomma. Io ho comprato questo monopiede perché pensavo che l'avrei usato, ovviamente, vabbè. Allora ho comprato questo monopiede della Kayer, che è tra l'altro una buona marca, Kayer, non so come cazzo si pronunci, vabbè. Comunque, l'ho preso su Amazon, l'ho pagato, oddio, non mi ricordo, circa 80-90 euro, una cifra che oscilla tra i 75 e i 90 euro, comunque insomma siamo là, ecco. Monopiede classico, con i piedini sotto, tipo i tre piedini che si aprono e tutto quanto, che ti danno l'idea appunto di poterlo usare ipoteticamente come treppiede, monopiede treppiede, in base all'occasione, ecco. E vabbè, l'ho comprato perché era un periodo in cui facevo più matrimoni, ecco, rispetto ad altro, e me l'avevano straconsigliato come accessorio per i matrimoni. L'ho provato in un matrimonio, l'ho usato praticamente su 6 ore che sono stato la mezza giornata, l'ho usato più o meno 10 minuti. Perché mi sono rotto i coglioni, perché non sapevo come utilizzarlo più che altro, cioè, anche perché soprattutto se bisogna prendere, diciamo, più almeno parlo la situazione classica del matrimonio, perché di solito quando compri il monopiede è per tipi di eventi del genere, fondamentalmente, o eventi in cui devi o scattare foto o fare video, ad avvenimenti in cui devi stare là statico, però vuoi fare un po' di movimento, magari che rispetto ad avere un treppiede con una testa fluida o qualsiasi altra cosa, comunque una soluzione economica, insomma, monopiede, perché lo giri fondamentalmente, lo appoggi per terra così. Allora parto col presupposto, proprio dico la mia sui piedini, i piedini non servono a un cazzo, cioè nel senso non ti puoi fidare, cioè io non ho macchine strapesanti, uso comunque mirrorless micro 4 terzi, Lumix. Non macchine proprio ingombranti che dice, però penso che qualsiasi macchina comunque su una struttura che alla fine è un palo unico con tre piedini e poi magari ce ne sono altri di molto più robusti, quello che avevo io comunque aveva buona recensione anche da quel punto di vista, ma non mi sono mai fidato per niente, diciamo, lasciare la macchina sopra, usarlo come treppiede. E vabbè, quindi da quel punto di vista, secondo me, monopiede bocciato. Da altri punti di vista, boh, cioè o lo usi con i piedini o lo usi insomma fermo piantandolo per terra per ruotare, per girare così. Mi sono reso conto che andavo meglio a mano. Alla fine con un corpo macchina stabilizzato, con degli obiettivi stabilizzati, si può non urlare. Allora, dicevo, con corpo macchina stabilizzato, con degli obiettivi stabilizzati. Comunque anche le riprese a mano, se soprattutto nell'ottica, per esempio io parlo del matrimonio, no? L'evento per cui alla fine si va a creare un montaggio complessivo, quindi magari si fanno delle riprese da, almeno questo è il mio stile, poi magari sbaglio tutto completamente, le riprese da 20 secondi per dire si cambia soggetto, si cambia angolazione, cambia cosa, tanto alla fine va tutto un po' mescolato nel montaggio, ecco, mettiamola così, non si fanno riprese continue, perché sennò metto un treppiede, lascio là, riprendo tutto, insomma, ecco. E niente, quindi, boh, è stata un po' questa la mia impressione, non l'ho provato in altri ambiti, ma perché fondamentalmente non ho trovato l'utilità, cioè nel senso, per esempio girando video musicali, cosa che faccio diciamo più frequentemente, ecco, uso il gimbal, se è da fare qualcosa magari di più avventuroso, ecco, qualcosa di più scomodo, a mano, e se no, treppiede. Macchina ferma, treppiede, puntato ben là, saldo, fa l'inquadratura così, statica, insomma, classica. E il monopiede, boh, per quello non l'ho mai usato. Forse dovrei sperimentarlo magari nella fotografia sportiva, in altri tipi di cose che comunque non faccio, quindi non saprei neanche come e in che situazione sperimentarlo. Però sì, se devo dirla mia, almeno a livello di matrimonio non ci ho trovato chissà che utilità, cioè mi è sembrato più ingombrante onestamente che altro, perché comunque sì, è
è un'asta unica, però te la devi portare in giro. Se devi attaccare e staccare la piastra, magari devi usare anche il gimbal, devi fare altre cose, devi metterlo su un altro treppiede per avere un'immagine statica, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non è il massimo della comodità. Onestamente, adesso non parlo, non voglio diffamare il treppiede della Kayer in generale, sì, il monopiede della Kayer. In generale, l'idea di monopiede proprio non mi ha convinto per niente. Quindi vorrei sapere voi cosa ne pensate, se secondo voi è una cosa, uno strumento necessario, se non lo è, non so, ditemi voi. E vabbè. Porca Eva, ma cos'ha?